Nuovi talenti Valdarno dedicato naturalmente al femminile, alle donne, ma non solo. Però abbiamo un Ronnie Aglietti che ci stuzzica davvero, perché tra l'altro non possiamo più considerarlo un musicista e basta, ma a questo punto sei un responsabile, sei un direttore d'immagine, sei un produttore. Insomma, tra Alessandra Amorose e Bianca Zei credo che ormai la sai lunga queste cose. Il tuo studio di registrazione diventa sempre più importante. Sì, diciamo di sì. Ci sono dei pro e dei contro. I contro è sempre in giro, però è bellissimo, insomma, belle esperienze. Quest'anno con Alessandra abbiamo girato tutta Italia e con la Bianca stiamo iniziando adesso e anche questa sarà una bella avventura. Quindi diciamo che la nostra musica italiana veramente ha la possibilità di emergere ancora di più, no? Ho sentito anche ragazzi giovani qui a Nuovo Talento che effettivamente stanno proponendo la musica italiana. Diciamo di sì, le nuove leve sono molto brave e poi riescono comunque a stupirci perché hanno delle idee a volte veramente belle. Mi tengo stretta ai ricordi che tu provi a cancellare. Sono da qualche anno sola di fronte al mare. La mia esigenza di parlare, non sapere come fare. Sembra tutto così facile, ma ti può ammazzare. Ho mille specchi nel cervello, si guardano tra di loro nidi d'ape dentro il cuore. Difendono un tesoro solo abbandonato anche dai pirati, perché nessuno punta a prendere gli oggetti sciupati. Sentirsi come una barca a vela nel bel mezzo del mare. Se il vento mai dovesse smettere, il viaggio può finire senza rendersene conto. Siamo i primi ad affogare. C'è difficoltà a mostrarsi al mattino senza trucco. C'è difficoltà nel crescere il proprio figlio senza aiuto. C'è difficoltà nello scegliere il vestito quello giusto. Per non sembrare troppo e poco allo stesso tempo. Uno studio di registrazione totalmente rinnovato già da qualche anno, ma che naturalmente ha dato la possibilità sia a Amorose sia a Bianca di portare avanti proprio il loro progetto musicale. Certo, lì svolgiamo anche, che ne so, prove del tour. È comunque un punto importante dove partono tanti lavori. Senti, che consigli dare a questi giovani talenti che tu già hai conosciuto negli anni passati e poi piano piano hai visto anche crescere, no? Da un punto di vista d'immagine, perché è sempre molto importante, ma anche da un punto di vista vocale e soprattutto di espressione musicale. Ma da un punto di vista vocale sono bravissimi, non ho quasi niente da dire. Si stanno anche tutti specializzando in uno stile, diciamo, perché comunque anche stasera vedrete che ognuno di loro proporrà una canzone, ma comunque ci metterà del suo, perciò sono molto bravi, speriamo in un futuro roseo. Quindi ha dovuto anche un po' lavorare nel fargli scegliere anche questo stile e magari anche dargli qualche consiglio, così come hai fatto con due grandi protagoniste come l'Amorose e la Zei. Diciamo di sì, aiutato da Martina, che comunque lei è quella che per l'80% segue tutto il progetto ed è veramente molto brava. L'aria che soffia dal mare in città, un giorno che arriva e ti cambia la vita davvero. E sarà che se sto bene è perché diciamo che Martina per questo territorio, ma anche per la musica italiana, è veramente un pezzo importante. Martina sì, devo dire proprio di sì. Brava Marti. Guarda il sole all'orizzonte, dove l'estate cambia colore, da che si accende anche il sole, sopra la riva dell'equatore. Tu dimmi che vuoi restare qui sotto il mare blu, voglio andarci con te. Come fa? Non c'è bisogno di... Quando la notte ti prende, ai 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 ai. Ma con questa retina, ma che ci sei fa?
con la retina ci può fare un sacco di cose, può anche per dire vai alla sabbia, sì, ci trovi qualcosa, un anello che hanno perso, che se ne sa, se poi ho visto oggi, come oggi, se può mai dire, è multifunzione, poi che ne so, quando mi beppe, insomma, mi fa un po', capito, anche lui che c'ha un diavolo per capello, gliene metto a posto con la retina, perché anche lui vuole il suo tempo, Che servivano queste retine? Servivano, contenevano i capelli a letto, una volta te li hai rifatti bene? E rimanevano lì dentro questa retina e dunque la mattina erano meno distrutti. Oh, andiamo a vedere la Gina allora. Rettina qui c'è rimasto altri che capelli, te lo dico. Sì, lascia fare, guarda, per quello è un problema, ma insomma via, passiamo oltre, passiamo oltre. Ma su Talenti Valdarno la Gina, ma se vogliamo Valentina Marconi, è colei che veramente tiene alto l'onore delle donne. Primo, perché veramente è verace. Secondo, perché è un artista tutto tondo e ha saputo conquistare il pubblico nel cuore e con il sorriso. E terzo, perché fa parte anche dello staff di Teletruria ed è veramente effervescente. Complimenti. Io la ringrazio, guardi, la ringrazio, la bacerebbe proprio. Mi do un bacio perché, guardi, grazie, mi ha fatto una barca di complimenti. Una barca che non si vede, scusi, ci vedi, ma la Gina, no, appunto volevo dire, c'ho dall'oculista perché c'ho dal fallo occhiale nuovo, mi sa che ci sarà da aumentare questo spessore qui, che è poco, vedi, è poco. Allora niente, la volevo ringraziare, grazie a tutti, saluto a tutte le donne, a quelle che fanno il sugo, anche a quelle che lo fanno, perché poi insomma io... Ma la Martina lo farà il sugo? Non lo so, ora mi si domanda, mi aspetta, vieni qua, scusi. Cosa vuoi Gina, già cominciato a far... Buonasera, ma che bello ritrovarvi ogni anno, una cosa meravigliosa, lei un po' meno però. A parte che lei ha il microfono, io no, quindi insomma... Infatti lei è a chiacchierare, a farla protagonista, come sempre. Se sa via. Scena. Se sa via, invece vada, lo metto anch'io. Vada a mettere... Il microfono. La lascio, vi lascio Parini, mi dispiace che vi lascio con lui. Martina Lo Piccolo, grande appuntamento con Talenti Valdarno, ma in questo caso proprio un bellissimo momento dedicato a tutto tondo alle donne, esatto. Nelle varie arti dobbiamo dire, no? Sì, decima edizione, ho deciso diciamo di coronare questo numero tondo con uno spettacolo un po' diverso dal solito, dedicato interamente al talento femminile, senza nessuna polemica, senza nessuna gara, gli uomini sono meglio delle donne, le donne, quello, no, in realtà io ho voluto invitare tutte le artiste, molte delle artiste che ho conosciuto nel corso insomma degli anni dei miei spettacoli, di televisione, di serate nei locali, e ho invitato secondo me delle splendide donne stasera che ci faranno regalo del loro talento e del loro essere donna. E non c'è bisogno di niente, ai 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 ai, quando la notte ti prende, ai 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 ai, tra il cielo e la savanna tutto girava, Jambo Kuvana, dicevi tu, guardando me, guardando me, guardando me, guardando me, ci vediamo su Teletruria, buonanotte Gina! Scarpe grandi sicuramente per vivere una vita alla grande, soprattutto con installazioni importanti come quelli di Sara Lovari. Senti Sara, oggi qui a questo Talenti speciali dedicati alle donne, donne a tutto tondo, da coloro che cantano a coloro che sono grandi artiste che girano il mondo come te, quindi un'occasione anche bella per vivere una parte del nostro territorio, quello del Valdarno. Sicuramente, per me è un territorio anche nuovo perché comunque è la prima volta che vengo in queste zone, però alla fine sono sempre di qua, l'aria è la stessa, quindi ci saranno sicuramente grandi sorprese anche per me, amo la musica, amo tutto quello che è l'arte, quindi mi divertirò anch'io sicuramente. Senti, ma le scarpe, perché un'installazione dedicata proprio alle scarpe? Allora, questa è in particolare un'installazione dedicata agli adulti, perché quando siamo piccoli indossiamo sempre le scarpe dei nostri genitori e ci sembrano grandissime, quella voglia di crescere, di diventare grandi. Poi quando si è grandi, dopo non c'è più questa possibilità, e allora io girando l'Italia con queste scarpone ho dato a tutti gli adulti la possibilità per un attimo di tornare bambini, e quindi le reazioni, le emozioni sono state divertenti, c'è chi ha pianto, c'è chi ha riso, c'è chi ha urlato, quindi è stata anche per me una cosa particolare, sì. Estate 2019, autunno 2019, cosa ti aspetta? Altre nuove avventure tra Lugano Hop Art Fair, che è una fiera sulle opere su carta, Mi Art a Milano, poi Zagabria e Art Miami, quindi a fine anno si va al caldo. A
I'm a sucker for you. You see the world and I go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Sucker for you. I'm a sucker for you. A Nuovi Talenti Valdarno, dedicato proprio al femminile, così. E abbiamo naturalmente colei che al femminile propone una nouvelle cuisine come Laura Franchi, giovanissima, nella fattoria, quindi ha la possibilità anche di proporre questa cucina innovativa, ma significa naturalmente che una donna piano piano sta salendo sempre più in alto, e questo è naturalmente importante, tra l'altro sempre nel territorio del Valdarno. È dura, è stata dura, anche ho fatto un'esperienza in un ristorante stellato di Cortona, mi sono ritrovata in una cucina con 13 uomini, quindi insomma è stata dura, un'esperienza forte. Purtroppo nella cucina le donne sono sempre viste come un po' il sesso debole, gli uomini lo fanno sempre meglio. E cioè, il reality alla quale ho partecipato effettivamente l'ha vinto un ragazzo, quindi vabbè, onore agli uomini, però io mi sto facendo ampiamente la mia strada, sono molto contenta, infatti sono una personal chef in una fattoria qui nelle nostre zone e niente, questo è... No, non è questo, è tanto, perché essere naturalmente approdata, tra l'altro, a livello naturalmente di un talent, diciamo così, dedicato proprio agli chef, e aver fatto vedere la tua bravura, essere stata presa in considerazione e soprattutto supervalutata, dobbiamo dire, perché ti hanno considerato moltissimo. No, è stata una bellissima esperienza, sono arrivata in finale, in senso, non è sempre importante vincere, cioè nella vita a volte è anche veramente bello partire. Cioè, per me il talent è stata l'esperienza più bella della mia vita, lo rifarei domani, ma ha aperto un sacco di porte. E devo dire, in un anno la mia vita è cambiata, prima era solo una passione, ora è diventata un lavoro, cioè nel giro di un anno si è stravolto tutto, quindi che dire, è la soddisfazione più bella del mondo. Chiediamo una cosa, ma è sempre meglio un panino con la mortadella o un piatto di nouvelle cuisine? Per me che lo devo mangiare, il panino con la mortadella sempre meglio, sempre, sempre, sempre. Poi però la nouvelle cuisine mi attira, ecco. Però il panino con la mortadella over the top sempre, sempre. Talenti alla ribalta Valdarno, soprattutto dedicato alle donne, con Egidio. Grazie. Borri. L'immagine della donna dell'estate, com'è Egidio? Allora, l'immagine della donna dell'estate è la personalizzazione, io lo dico da tanti anni, ogni donna sa da sé quanto vuole porsi, dunque se trova il parrucchiere che sa ascoltarla e la sa interpretare, e la pelle parla, ognuno di noi ha un carattere cromatico, dunque a te non ti consiglierei di essere una bionda platino. La tua pelle è troppo da mora, dunque puoi arrivare ai toni ramati, marronati ramati, e dunque se un parrucchiere ha le conoscenze, ha la capacità di guardarti, interpretarti, ascoltarti, ti sa porre la cosa giusta per te, dunque ad ognuno la sua. Se stasera sono qui.